nuovissimo video della Foxycraft. Siamo tornati oggi, ragazzi, con Kiron per andare a fare una cosa molto bella che adesso vi spiegheremo. Intanto, Kiron, come stai? Tutto a posto? Signori, buonasera! Aia. Ciao, Kiron. Ciao. Tutto bene, tu? Ah, ok, ok. Io tutto bene, devo dirti la verità, non mi lamento. Hai visto che ho tolto il pavimento spinato? Ah, è vero che Albe ti aveva messo qua gli spuntoni. Già, mannaggia lui. Ragazzi, non avete idea di quello che è successo nell'ultimo video della Foxycraft. Andatevelo a vedere, ve lo lascio in scheda. Oggi, ragazzi, abbiamo intenzione di andare a costruire una specie di piccola cittadina, una specie di villaggio nella Foxycraft, ragazzi. E perciò direi di andare intanto a esplorare, ok? Per andare a vedere dove costruirlo. E boh, niente, quindi prima di iniziare vi invito come al solito però ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. In descrizione trovate anche il canale di Kiron, ragazzi. Insieme al canale di Kiron trovate Instagram e il nuovo server di Discord. Niente, commentate, lasciate un like e let's go. Ok, Kiron, ma dove diamine mi hai portato? Ti ho portato al villaggio delle zucche. Sembra il villaggio di SpongeBob. È vero! Sembrano le case di SpongeBob, guarda. Vai, voglio trovare una casa in un punto strategico. Ma quelli? Chi? Quelli che ti stanno puntando tre balestre. Vengo in pace, eh. Quindi siamo tipo gli sfigatelli della scuola che incontrano i bulletti americani nelle serie TV. Stanno andando. Ma con un colpo ma non ho niente per combattere io. Ti do l'ascia, tieni. Oh no, Kiron. Oh no, uno è morto. Oh no. Aia, non ho il mio scudo, mi sento perso. Ok. Allora, quindi, dove iniziamo a costruire il nostro villaggio? Direi io, proprio qua in mezzo, di fare la prima casetta. Ma secondo me potremmo costruire tipo qualcosa tipo Gela, no? Ah, sì, proprio Gela City, ci sta, sì, proprio Gela Quane City. Proprio Quane proprio Ashquacia. Ashquacia. Meglio. Ehi! Due. Oddio, Kiron! Guarda! Squali e delfini! Questo è un delfino. No, questo è? Bellissimi! Ne voglio uno! C'era anche uno squalo, te lo giuro. Eccolo! Guarda, quello è uno squalo. No. E questo qua sotto cos'è? Dove? Qui sotto proprio, che va sott'acqua qui, dove non siete più. Paura. È uno squalo, esce uno squalo! Non ti avvicinare così tanto all'acqua. Non te lo consiglio. Oddio! Non credo esca. Oh mio Dio! Oh mio Dio, c'è una balena, mi sa. Sì, la vedo. Oh mio Dio. C'è una balena, ci sono la balena e il delfino. Kiron, vieni subito dove sono io. Dove sei tu? Mi sa che ci sono delle foche. Oh mio Dio! Sì! Andiamo, ti prego, che è lo squalo che stava qui. No, ma ti prego, ci sono le foche. Oh mio Dio. Ma dici che non mi fanno del male, no? Ma bellino, stanno riposando. Guarda che riposano a pancia in alto. Dici della carne morta galleggiante, la cosa mi inquieta parecchio. Ma la Sea Lantern come la prendo? Boh, arrivo con un piccolo. Fra, ho trovato una canna da pesca con lure 2. Cos'è io lure? Io ho il piccone di pietra, ma ho paura di distruggerla. Arrivo col piccone di. Qua ho trovato la canna da pesca incantata. Se non vedete il mio inventario, raga, perché l'ho lasciato nella chest dove dovevamo costruire. Ok, ci sono squali vicino a me. Qua ce n'è uno. Non credo, penso che ti tirerà tipo altrove. Oh mamma mia, che fortuna. Oh mio Dio, non devo cadere. Come fammi risalire. E sono tipo 5, fra. Guarda. Guarda qui. Mio Dio. È sotto di noi. Non può spaccare il ghiaccio, vero? Siamo totalmente in mezzo ai squali. Guarda, è uscito. Madonna. Sì che l'ho visto. Dobbiamo. Okay. Intanto, questo è tipo National Geographic, sto video. Mio Dio, mi sembrava uno squalo. Porco due. Un sacco di tempo per questa avventura particolare. Molto figo. Aspetta che prendo il legno, almeno facciamo il ponte. Comunque questo è un nuovo tipo di legno sbloccato per noi. Palma. Raga, abbiamo sbloccato un nuovo legno, ci sono le palme. Oh mio Dio, c'è un coniglio vestito. Guarda il coniglio vestito. What? Guarda, c'è un gabbiano. Povero gabbiano. Oh no, aspetta, Kiron. Agli occhi rossi, andiamocene. Oh no, me li ricordo quelli con gli occhi rossi, non mi succederà il panico. No, andiamocene via. Andiamocene via, hanno gli occhi rossi sti conigli, non mi piacciono. Oddio, guarda dei cervi. Sono bellissimi, sono bianchi pure. Oh mio Dio. Ma non mi attaccano, vero? Madò, vediamo cosa c'è dentro di gru. Torcia rossa. C'è un letto, fa vedere. Oh, c'è un passaggio sotterraneo. Ma? Ma sei serio? No, vabbè, bellissimo sto video, ti prego. Ma! Ah, qua c'è una mela d'oro, Ah, qui c'è la pozione, qui puoi salvare il coso, puoi salvare il tipo. Ma da quello che so devi lanciare quella pozione lì. E poi gli fai tasto destro con la mela d'oro.
Ok, adesso vai veloce, dai, vai veloce da me. Ok, aspetta, si sta trasformando. Oh mio Dio. Come un raid? È partito un raid. Siamo noi circondati dai pillager. Sì, siamo proprio noi circondati. Oh mio Dio. Dobbiamo difendere questo tipo, mi sa. Moriremo, Kiron. Beh, lascia che ti ho dato. Aspetta, no, l'ho lasciata nella cesta di là, mannaggia. Stiamo andando sul serio, oh mio Dio, il raid. Qua non c'è nulla, qui è via lì. Oddio, sono qua davanti alla porta, Kiron. Oh mio Dio. Ok, aspetta, apro. Vuoi aprire? E che dobbiamo fare? Dobbiamo comunque uscire da qui. Dove sono? Pronto? No. Oddio! Oh mio Dio, che paura! Ok, vai, l'hai ucciso. Vai, all'attacco! Okay, all'attacco! Comandi! Comandi! Scusami, non ti chiedere. Scusa, sbagliato. Ok, ottimo. Questi che magari danno la balestra. No, adesso continua, vedi che in alto si sta ricaricando la barra del raid. Poi si ricaricherà di nuovo e poi di nuovo. Ma fino a quanto va avanti? Quanti ce ne sono? Credo 5 andate, non mi ricordo. Può darsi anche di più. Oddio, eccoli! Guarda dove? Lì! C'è la strega potenziata! Non ci credo! E quella è della mod! No, quella è della mod! Ma è la strega? Voglio vedere se riesco a uccidere con l'arco. Questi cosi, ma che sfiga! Oh mio Dio, oh mio Dio! La strega lancia pozioni di forza ai pillager. Oh mio Dio, no! Vai, bravo! Ok, io sto craftando delle assi, ci facciamo una piccola base. Ok, quindi abbiamo curato lo zombie. Adesso è diventato un villager umano, credo, no? Un villager normale. Sì. Ho già uccisi due. Ok, è morta la strega. Okay. Oddio, da delle cose bellissime. Da degli item stranissimi. Kiron, io ho creato la base. C'è il tipo grosso. Girati. Che c'è? Col bestione. Oh mio Dio. No, stiamo nella base. È bellissimo questo episodio. Questo episodio è bellissimo. Bravo, c'è un coccodrillo dietro di noi. Cosa? È qui sopra. Oh mio Dio. Perché? Senti che ruggito. Madonna, un coccodrillo. Guarda quanto è grande. Bisogna ammazzare il coccodrillo. Aiuto. No, ti ha preso. Ti do la mano. Scappa. Oddio, okay, come si sale qua al coccodrillo? Dobbiamo difendere. Sì, no, è troppo strano sto mondo dall'altro episodio comunque. Sì, c'è qualcosa. Perché è partito il raid? Dall'episodio di Herobrine è troppo diventato troppo strano sto mondo. Aspetta che arrivo e ti do pure io una mano. Ok. Ok, questo fa tanto male, Sì. Oh mio Dio. Ho tutta la vita per ora. Ma la strega? La strega è già morta, la strega l'ho fatta ottimo. Prima. Ok, non hanno più pozione. Ok, perfetto. Gruppa della stella. Sai che vieni qua, maledetto schifoso. Vieni qua, maledetto schifoso. Ti picchia tutti. Vai. Rimangono due andate. Si ricarica. Oddio. Abbiamo vinto! Bellissimo! Ti faccio un regalo, compagno di vittoria. Siamo vieni qui, tieni. Siamo una squadra in. Cos'è? Una sella. Ti puoi prendere un cavallo grazie. O qualsiasi altro animale. La battaglia è compiuta. Siamo stati bravi. Posso dirti che siamo stati davvero bravi? Vediamo se il villager è vivo. Andiamo a fare degli scambi. Oddio, è vero. Madonna, speriamo che sia vivo. Speriamo, stavano tutti qui dentro. Però in teoria non sanno salire e scendere le scale, no? Mi sa di sì, invece. Se lo sanno fare gli zombie, sicuro lo sanno fare anche i pillager. Ok, qui dentro. Quello non dà niente perché non c'è nessun item di building vicino. Che battaglia, oh, è stato veramente figo. Comunque direi di tornare a casa, Kiron, che dici? Ma sai che ci sta un'ottima idea perché vorrei svuotarmi anch'io l'inventario? Andiamo a casa che è meglio, ragazzi. Ci vediamo, naturalmente, a casa. Okay, no, aspetta. Vediamo. Che c'è? Come? Come che c'è? Ok, quindi io stavo per tagliare. Qua non taglierò, raga, perché sembra una tomba. Sì, sembrava veramente una tomba. È un po' storta, devo dire, però boh, non capisco perché. Tipo sotto. Boh, prova. Ma? Che è successo? Un ma è stato un piacere, Ange. Proprio. Ma tu sei pazzo. Ma? Questi episodi stanno concludendo, ragazzi, troppo, troppo male comunque. Cioè, bello l'episodio, ma succede sempre qualcosa di inquietante in questi video della Foxycraft. Io direi... Che possiamo concludere qui il video. Ragazzi, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Molto inquietante il finale, ragazzi. Però è stato molto bello. Abbiamo battagliato con ogni tipo di mob esistente. Perciò vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. In descrizione vi ricordo che trovate anche il canale di Kiron. Perciò mi raccomando, andatevi ad iscrivere anche al suo e a tutti i partecipanti della Voxycraft se ancora non l'aveste fatto. Niente, io vi ricordo che in descrizione insieme al canale trovate Instagram e Discord. Commentate, lasciate like. Ci vediamo naturalmente, ragazzi, in un prossimo video. Ciao! Ciao!